A siglare il protocollo padre Riccardo Luca Guariglia, abate ordinario di Montevergine ed il presidente della fondazione della scuola medica salernitana Enrico Indelli, l'obiettivo è di lavorare insieme per la tutela, conservazione, conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale ed immateriale in possesso di abbazia e scuola medica, quello legato al mondo della medicina, delle farmacie storiche e degli orti medicinali, compresi gli erbari, le raccolte museali e le bibliografie. E tutto quanto ritenuto utile per la loro proiezione in un quadro nazionale ed internazionale di eccellenza. Per me è un giorno molto importante, anche emozionante, perché essendo salernitano di provincia, ecco, è bello poter fare questo matrimonio oggi tra la mia abbazia e la Fondazione Scuola Medica Salernitana. Stessi obiettivi, stesse finalità, e mi preme dire questo. Ci mettiamo insieme per far conoscere ai giovani quello che è tutto il nostro patrimonio storico-culturale delle nostre terre, del nostro territorio. E poi, mettendoci insieme, cercare anche di costruire con dei progetti, con delle idee, qualcosa che possa dare spazio a quella che è la nostra cultura, dare valore a quella che è anche la dignità umana attraverso il rispetto per l'ambiente, la natura e tutte le cose collegate. Con essa. Particolare attenzione sarà rivolta alle giovani generazioni e da un approccio olistico alle tematiche oggette dall'accordo, che in prospettiva considera come suoi obiettivi anche quelli attenti alla biodiversità, a nuove professionalità e ad un generale benessere delle comunità coinvolte. L'abbazia di Montevergine, erede della grande tradizione monastica dell'Ordine di San Benedetto, che dal Medioevo ai nostri giorni ha custodito gli antichi saperi e la fondazione Scuola Medica Salernitana. Erede e custode della più grande tradizione medica dell'antichità, si impegneranno per un comune e sinergico percorso fatto di incontri, progettualità, coinvolgimento delle comunità e promozione dei siti e dei saperi. È quello di unire le antichissime tradizioni millenarie di Salerno, dell'abbazia benedettina e con l'abbazia di Montevergine, che ha un padre abate illuminato, ma soprattutto guarda oltre i confini della regione Campania. Abbiamo la possibilità di unire queste tradizioni e dei saperi, degli orti botanici, delle erbe officinali, come stile di vita da affidare alle nuove generazioni. Non è un ritorno al passato, è soprattutto una consapevolezza che questi metodi non tramontano mai, appartengono alla vita dell'uomo, alla tradizione della scuola Salerni e alla tradizione benedettina.